Mi sono fatta un buco al centro storico, ma potevo fare come pareva, eh. Sono una donna libera, ma lo sono fatta al centro storico. Però non sono contenta perché sono rimasta dipendente, ma non dal buco, dalla banca. 300.000 euro un buco al centro storico? Oddio, il mio manco mi pare tanto buco in quanto che sto 40 metri quadri di casa. 20 calpestabili e 20 sono i muri. Perché al centro storico i muri sono muri, mica li fanno fini come quelli che fanno adesso. Che una se fa una canna e sballa al vicino. Lo sai io che faccio più delle volte? Io più delle volte, comunque, quando sto a casa nel buco io mio, mi metto seduta sulla seggiola, è in buco, una ce l'ho di seggiola, manco devo cercare troppo. Mi siedo tutto il giorno, accendo una sigaretta, fumo e penso. Dopo un po' mi riaccendo un'altra sigaretta, a rifumo, a ripenso. E quando mi sono stufata esco, mi vado a comprare sigarette. Io dico che ormai è cambiato tutto, non è più come una volta quando c'era una certa ideologia. Parlo dei tempi molto, molto passati. O sai quando c'era ideologia che si aveva la sensazione di stare tutti insieme, manifestazioni, striscioni, volantinaggi, poi non so che è successo, a un certo punto si vede che è come che chi aveva la bicicletta ha pedalato, gli altri sono rimasti a piedi. Dei miei ex compagni da allora a oggi sono tutti onorevoli, deputati, il più sfigato, far giornalista, te lo giuro sui Beatles. C'hanno il Rolexino, c'hanno il Giaguarino, c'hanno i mogli, lisciate, mesciate, lampadate, lacostate. Mandano i figli alla scuola svizzera, alla scuola americana, e signore. Non so che è successo, vanno in vacanza tutti in Kenya, non so che è successo. A me mi sa che mi sono persa un'assemblea fondamentale. Però... La settimana del morbillo, nel 77 ci ho avuto da bambina. Io ho detto al medico, dammi l'antibiotico, No, non me lo vado del cazzo, guarda come mi sono ridotta. Ma vuoi sapere, e me ne vado come mi sento io oggi. Io ho un diavolo per capello, una spina nel fianco, una pulce nell'orecchio, una mosca al naso, un macigno sul cuore e scusatemi, ma me rode tantissimo il culo. Dietro le quinte! Che si fa? Perché lei mi fa tutti i passi.